Anche per questo chiederò, tra l'altro, alla nostra ospite Maffe di aiutarmi con la presentazione del prossimo prodotto. Stiamo parlando di una applicazione. Se possiamo inquadrare sul sito, sull'App Store, ecco questa interessantissima applicazione. Si chiama Bits, Biblioteca Italiana Zanichelli. È appunto un prodotto di Zanichelli che permette in una sola applicazione di avere una enorme antologia di testi italiani, dei classici italiani. Vi è la possibilità quindi comunque di portarsi appresso sul tablet, perché funziona sia per iPad, oppure sullo smartphone, perché funziona appunto con iPhone. Potete scaricare questa app che costa 29,99€ e avere centinaia di testi, nel senso potete avere i testi integrali dei più importanti autori italiani. Potete, per esempio, se possiamo vedere, inquadrando dall'alto, possiamo vedere anche come funziona, perché c'è questo sistema di ricerca. Adesso raddrizziamo un po' la nostra. Ok, questo sistema di ricerca vi ha la possibilità appunto di poter ricercare, per esempio, Dante Alighieri. Nel momento in cui vengono fuori tutti i titoli dell'autore, vi ha la possibilità di selezionarlo e quindi di avere proprio l'intero testo. Per ogni autore c'è una scheda, per ogni titolo c'è una scheda, ma come dicevamo, come appunto ci stava facendo vedere Maffe, c'è la possibilità di ricercare. Il motore di ricerca è molto efficace, perché quello è lo stesso degli dizionari di Zanichelli. Bravissima Maffe, che ci fa vedere anche Petrarca. C'è qualche autore in particolare che ti interesserebbe cercare? Oh, abbiamo trovato una perfetta assistente. Hai trovato un nuovo lavoro oltre ai 22 sì, che già fai. Molto bello, perché appunto si può ingrandire. E ecco un'altra particolarità che ci sta facendo vedere Maffe: c'è anche la parola del giorno. In questo caso è inquietante, perché è intimidazione. Io non ho intimidito Maffe per fare da assistente, però ti volevo coinvolgere su appunto questo discorso, nel senso. È evidente che comunque siamo a un punto di svolta, nel senso la possibilità di portarsi appresso l'equivalente di quintali di libri probabilmente nei 600 grammi dell'iPad è sicuramente una svolta. Però la domanda che io faccio di solito ai nostri ospiti è: meglio il tablet per leggere o meglio l'e-reader? Perché molti dicono sì, ok, l'e-reader dà l'effetto della carta, però poi in realtà, se noi stiamo andando verso gli enhanced book o qualcosa di più, verso le app, poi in realtà l'e-reader è troppo limitato e soprattutto in bianco e nero. Come la vedi? Come leggi tu in digitale? Ma io leggo i romanzi, i libri tradizionali su e-reader, e mi trovo benissimo con l'e-reader, sia per il peso sia per l'inchiostro elettronico, e non penso che sia possibile leggere, immergersi in un libro su un tablet. Diverso il discorso degli enhanced books o comunque di esperienze di lettura diverse dal romanzo tradizionale, perché richiedono che io mi attivi e quindi il tablet è molto più adatto. Quindi se voglio appunto entrare in un libro e immergermi, devo scorrerlo. Come se devo farci qualcosa io, giocarci, esplorare, allora sì che il tablet è un'altra cosa. Anche tu, Vincenzo, a proposito di questo, c'è chi diceva il tablet sì, è ottimo perché ti può far vedere le foto a colori se ci sono, perché ti può permettere comunque di interagire diversamente con il tablet, però poi in realtà, come diceva Maffe, è un po' dispersivo, nel senso che se poi mentre sto leggendo mi arriva una mail, mi arriva il pop-up, la segnalazione di qualche altra cosa. Tu invece come sì, dici? Assolutamente d'accordo con Maffe. Io di solito leggo su iPad per una questione di comodità, nel senso che è uno strumento per me di lavoro che mi porto dietro tutto il giorno, però effettivamente leggere un romanzo richiede, diciamo, è molto più facile leggerlo con un e-reader. Infatti rubo il Kindle della mia ragazza per leggere le cose più quindi più Kindle lunghe. Tu Maffe invece? Kindle. Touch? Touch. No, non ancora. No, non ti piace? Lo voglio, no. Come mai? Perché voglio il minimo dell'interfaccia possibile. Okay. E quindi sarà anche che mi sono abituata così, e già, insomma, passare dalla carta all'e-reader è stato molto, molto più facile di quanto mi aspettassi. Io ero di quelle, no, l'odore della carta, no. Oh. Ma sai che la settimana cioè, scorsa nel giro di 5 minuti hai un Kindle idea. Dopo 5 minuti ti sei dimenticato della... E lo chiedo a entrambi, anche a voi avete avuto l'impressione che si legga di più col digitale, con gli e-reader? Nel mio caso sì, assolutamente sì. Sì? Io leggo di più perché ho più momenti e occasioni per leggere. Beh, anche perché avendo poi appresso tutte centinaia di libri, se ti viene in mente qualcosa magari, viaggiando, certo. È sicuramente più comodo. C'è solo un enorme problema del Kindle, sì. Che lo devi spegnere in aereo al decollo. Ah, è vero, perché il wifi. E quindi io che sono una drogata del libro, quando un libro mi piace, sono che se mi nascondo, vado in bagno, invece che per fumare vado in bagno col Kindle. Perfetto, perfetto. Grazie mille ai nostri ospiti.